grandissima attesa, perché come dico nello spot, insomma, lui non è, com'è che dici, aspetta, com'è che hai scritto, non sono al centro dell'attenzione ma sono al centro, ti prego ricordami, perché io, lui non è uno che cammina al centro dell'attenzione ma è uno che c'è ma non si vede, ecco, ma uno che c'è che non si vede, però intorno a Daniele Bianco c'è una grande attesa, ed è un'attesa musicale, e la cosa chiaramente per uno che fa il cantante è assolutamente positiva. Ecco, allora ripetiamo questa canzone, chi l'ha scritta, Giura si chiama la canzone, gli autori sono Sergio Donati, Consuelo Cremato, Alessandro Turco, arrangiamenti Tony Aprile, primo poi, insomma, in tutti i negozi di dischi troverete questa copertina di Daniele, e quindi questo CD che si chiama E se finisse. Questa è la copertina che credo qui è coperta dal monitor. Allora, senti un po', Daniele, noi la mattina siamo discoli, siamo goliardici, ci piace ni sfide, ci piace paria. Adesso il senti, signor... scusami, permettimi di complimentarmi con Daniele a livello pubblico. Io sono uno che è stato vicino a questo CD, alla realizzazione, insomma, voglio dire, sono stato vicino quasi al 90%. Ho scritto una canzone insieme a Daniele, e quindi è giusto che io pubblicamente mi complimenti con Daniele Bianco. Ecco, certo, maestro, anche perché poi è un figlio del quartiere mio, per cui viva la Torretta, viva il quartiere Chiaia. Bene, come dice Luciana, certo, come dice Luciana Littizzetto, Eminence, sua Eminence. Allora, signore, adesso facciamo le state sfide. Attenda, non gli Renz. Allora, e partiamo dalle canzoni straniere, ti spiego, Daniele, insomma, il mondo è neomelodico e dappertutto il mondo è neomelodico. Noi a riprova di questo fatto suoniamo veramente la musica che proviene da ogni parte del mondo. E cosa succede? Che Gino Da Vinci si deve poi cervellare cercando di rispondere per non perdere, perché Napoli non ha paura di nessuno. Io purtroppo rispondo con Gino Da Vinci, perché quello mi passa lo stato a Friends, ma Napoli non ha paura di nessuno, ma neanche di Amy Stewart. Allora, risponde da Napoli Gino Da Vinci, tu chiaramente, Daniele, se vuoi ti puoi collegare, insomma, inserire. E stai là facendo mille discussioni, non hai mai ragione per parlare, ma che ogni cosa che hai sbagliato non si è mai capito che può fare. Sono proprio chiesto l'attimo più triste che volesse fare. Come fa? Si può scendere giù a coppa e se si aspetta ancora qua. Come volesse avere la sola mamma alla fuori alla fisa. Colpe che sta ancora immerso a tua libertà, ma tua buona nave se leggere in dammo chi la verità fa sempre male, quando il tuo papà ti dice che non ti scuse, ma tua buona nave facesse cose pazze volterà. Ma stanno tutto quanto contro a te, non vanno che tu scuse, e te ne vai ragazzi, non ti nasiri in cacciese con papà, ma tua buona nave, domanda se lo pare che fa fa, si dice no va bene pure ma, e pidere in cacciese, mi appare. Non ha paura di nessuno, hai capito com'è il meccanismo? Hai questa capito? Era anche una canzone. Io sono pro Napoli. Quindi... Era una canzone mia. Sì. Ovviamente certo. Nanà, dedicata anche alla signora che ha chiamato in linea diretta. Ecco, la signora che ha chiamato in linea diretta. Napoli non ha paura. Sì. Amy Stewart si chiama, ma adesso Napoli non ha paura di nessuno, neanche di Lenny Kravitz. Per mia scelta. Certo, certo. Da Vinci, adesso prego. Però tu non mi devi distogliere, che vieni qua, metti il manifestino così per distogliere. Comunque, senza offesa a Lenny Kravitz, per l'amor di Dio, grande artista che io stimo moltissimo, certo. Sono voci di Lia, che queste sono voci baciate da Dio, ecco. Attenzione, io umilmente canto una canzone scrittami da Checco D'Alessio e Sergio Donato, una mia canzone. Perché devo mettere Checco D'Alessio con Lenny Kravitz, certamente tu stai inguaiato a me
va bene così. Tu stai inguagliata, stai. Oh, ti assassi. Poi mi fai insalmanì. Sì. Are dei lastri e pensieri non fanno rurmi. Sapendo che sta curata pulisce morire. Ti sei stancato e pensare a se potesse cagnare. Si dorme per fa pace non morisce resi. Dincella mia si scala che non ha da trasì. E si te stendi in mano non ti fa carezza, non è un'innamorata che si può fortuna. Si dorme per fa pace non origine sì, chi le già vena nata che non tratta così. Non può dormire con malagata vena spugna, chi stamma senza corma che perderà. Tu sei una rosa spezzata che solo l'amore potesse sana. Vicino a te ci volesse un buon guaglione, ma fa una storia così, ti innamorato non può si fì, si dorme per fa magia non morire sì, non ho sentito cara che volesse parlare, l'ho fatto troppi volte, non ce l'ho perdonare. Subito però, subito. Allora, mi state capace di far scordare gli accordi, ma mangia fermata. Mi ha chiamato Lenny Kravitz, ha detto che questa canzone la vuole incidere anche lui. Certamente, sarebbe sì. Un grande successo, un grande onore per lui. Senza... Io non canterei le canzoni del signor Lenny. Anche perché ti dovresti impellicciare, colorare, dimagrire. Beh, allora, Safanir, Safanopoc Mulat, quindi senza, fortunatamente suo figlio, a mamma e a papà. Quindi non lo so tu a che cosa ovviamente. Vabbè, comunque. Sì. Allora il numero che vedete là. Che fammi finire, mi fa finire parlare. Due, dovrei imparare la lingua inglese, non mi interessa in quanto la mia sì. Lingua napoletana bella, biforcuta nei sì. Tuoi confronti, va bene così. Sua Eminenza ha finito? Certo, puoi molto parlare. Bene. Adesso allora, puoi parlare. 331-778-2872, questo è il numero per il messaggio, volevo leggere due cose per Daniele. Daniele Sio Gas, mi fai ascoltare questo brano nuovo, bellissimo, la dedico a mia sorella Anna, a mia mamma Severina e al mio piccolo Francesco, un bacio, tra poco la rimettiamo. Grazie, eh. Un bacio anche a te, grazie. Poi, Daniele sei un grande e questo brano è bellissimo, giura, canum vuocchiù e chi ci crede solo tu. Ecco, sono Patti da Secondigliano per il mio amore Sasà, ciao a tutti. Grazie, tra poco la rimettiamo e, no, ma tra poco ti faccio anche canticchiare un po' sulle tue canzoni, vai, però, vai. Non perché so che Gino D'Amici sbaglierebbe tutti gli accordi nel cercare la tonalità e allora ti metto direttamente i dischi, hai capito? Ma io sto qua per cantare le mie canzoni. Io mi diverto ad accompagnare gli amici che vengono, attenzione, io non faccio il pianista, caro, io sono un artista che canta sì. E poi si diverte a suonare. Certo. Sua Eminence, sono 29 come minuti. Come ti divierti tu a parlare? 29 minuti dopo le 11, dobbiamo arrivare alle 13 e un quarto quasi. Bene, salve, si sentono le parolacce, si sentono. Allora chiudiamo la sfida, io pescherei Serginho, George Benson, grazie. Invece da Napoli, ma invece, Daniele, ma invece, uscita da Napoli, risponde quel pesce nell'acqua che non muore in quella palla. Hai visto mai un pesce fuori all'acqua tu? Sì. Però hai visto un pesce pigliato che a botte. Che vulgarità. A me che volgarità. Sto che volgarità. Guarda. Che volgarità. Gimbre, gimbre. Che volgarità. Da Napoli a George Benson risponde Gino Da Vinci. Di D'Agostino Gino Da Vinci, la cantò Gino Da Vinci, la canta ancora. Ce ne sta arrando un milione e sto ridare qualche stacca. Gino dai, zazza. Non viene mai ragione quando ti piglia chi è sposato già di la 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 di sciù te non amare soltanto la scuola si va un male anche un'ora e mezza fa stiamo ancora qua ho dicendo sono che mai.
sì, anche un'ora e mezza fa, ma ha saputo regalare tutto quello che stasera, ma per forza che non l'ha notte, ma che viene a fa, anche tu tieni pietà, in tua scura faccio un male, a ci pensare, anche un'ora e mezza fa, o che prima mi si vestiva, lo specchio ha visto i segni in coppa bella fatta a me, ma anche un'ora e mezza fa, senza mani si trucca, sta fama giurata che mi chiama, prima che si va a cucca, cinza zinga da papà, 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 zinga da 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 credetemi, un grande grande artista. A Napoli c'è... è bello perché lui ha detto a Napoli abbiamo veramente un grande artista, io lo andavo io per Ettore, io per Ettore Petrarolo farò la fine di Totò. Allora, Daniele Bianco, vita mia, sei troppo forte, Dani, questa canzone è bellissima, me la fai ascoltare, e dai, giura, baci da Sonia, poi Daniele, sono Alessandra da Santa Maria in Portico, hai spaccato con questa canzone, grazie, sei grande, ti voglio un mondo di bene, e poi, ciao Daniele, giura, cavo sulla me, sei troppo forte, la dedico, me la dedichi amore, baci da Anna da Melito. Allora, muori, grazie. Allora, ci sono... ecco, ci sono delle parole di Sergio Donati che si riconoscono tra mille, no? C'è un passaggio, giura che non mi vuoi bene più, ma scrivere. Ma scrivere solo tu. Ecco, ma anche questa... quella di dopo è ancora più bella quando e fa. Cioè quando fa cosa? Quando dice giura che non mi vuoi bene più, ma giura chi ci tiene più. Mamma mia, quanta masturbazione. E allora. ma credo che hai indovinato il termine giusto. Sì. Io credo che è quello più ideale. Allora, sono... no, ma non è a caso, non è un termine a caso. Perché spesso in amore ci masturbiamo un po', no? Soprattutto quando l'altra persona non ci vuole, no, e allora noi ci poniamo mille pensieri in capo, perché non mi vuole, ma perché dice questo, ma perché non mi chiama, ma perché... ecco perché si è distratta dalla mattina alla sera. E allora noi adesso ascoltiamo di nuovo Serginio, alza il cursore, grazie, perché ve la ripropongo e lo farò spesso durante il corso di questa mattinata. Si vola, singolo nuovo di Daniele Bianco in anteprima nella nostra trasmissione che si chiama Il Mondo Neomelodico, la canzone si chiama Giura, e tu muori, muori. Giura. Si capito tutti i giorni, che scenga e tu possa sembra, non è una cosa e niente, non è una coincidenza. E se fosse più sincera, urtasse un cuore vero, sotto sta panna fredda. Ma ricevate manco, ma firmano poche nerva, e hai visto occhi a terra, perché rischi un momento, e ricevete sempre, giù da
fai male tutte le sere. Giurma non mi va bene più, ma giura che ci viene giù. Fammi vedere se ho bello fa, sto cuore che non fa trema. Mi ami ancora, sento come mia prima volta. Fatta sentire tutta, perché mi sono preso un cazziatone, sì, dalla buongiorno signora. Eccolo qua. Alla Fabrizio Feri, buongiorno, ciao ragazzi. Allora, noi intanto apriamo una parentesi con Cara Donna. Io quando sto con Cara Donna, non lo so, ma mi sembra di stare alla Rai. Viva la Rai. Grazie. Sarà una questione di tempi. Allora, Enzo Cara Donna da ieri è partito e finalmente abbiamo chiuso il cerchio, perché la comunicazione che lo impone, e ieri io ho visto Cara Donna, finalmente Cara Donna, ecco. Ah. Cara Donna, Cara Donna. E tuo libero figlio meraviglioso avrà un futuro da speaker, col tempo pronto, con la battuta pronta, tutti i pomeriggi dalle 3 alle 5 del pomeriggio su Marzian TV, ma anche su Neomelodico TV, e insomma su tutti Teleblu. I canali, Teleblu e roba varia, c'è questa trasmissione di Enzo Cara Donna. L'unica cosa è sto titolo lunghissimo, perché facciamo chiarezza su questo titolo, come si chiama questa trasmissione? Video Neomelodico Naples. Molto bene, allora voi potete parlare con Cara Donna durante il corso del pomeriggio, al telefono, gli scrivete i messaggi e soprattutto Cara Donna vi fa vedere, vi fa guardare i video, i clip, insomma, i videoclip. Sì. E va a ripescare anche quelli vecchissimi. Per cui molto veramente vecchi. Allora, anche consumati, dire tu. Anche consumati. Cioè, per esempio, prendi il video di Ciro Rigioni, Chi la va pazza per te, deve essere per forza consumato. No, anche perché lo hanno consumato, dobbiamo dire, perché è richiestissimo. È richiestissimo. Qual è stato l'artista che ieri ti hanno richiesto di più? Donna. Mamma mia, voglio a te. Ho avuto, sì, ritengo sulla te, ho avuto tre richieste. Vabbè, comunque, cioè, voglio dire, anche la prima volta, insomma, giustamente c'ero io, padrone di casa, qualcuno ha voluto accomunare una mia canzone d'amore a qualche dedica fatta con un cuore spapatius d'amore per la propria donna, la moglie, la fidanzata. Spapatius. Spapatea, voce del verbo? Spapatiare. Spapatiare, molto bene. Allora, ma perché sta qua Enzo? Non Cara cado Donna nel tranello. No, si figuri. Allora, ma Enzo Cara Donna perché sta qui? Perché noi abbiamo questo giochino che si chiama Prova a prendere Nicola Turco. Il quale ormai è chiuso nel suo studietto di registrazione a registrare versioni e versioni e versioni, salendo sempre più in alto, toccando vette inesplorate. Stamattina però c'ho anche la sigla del giochino, perché vogliamo fare una cosa alla grande. C'ho anche la sigla, per cui Serginio alza già il cursore, sigla, prova a prendere Nicola Turco. Prova a prendere Nicola Turco, a riprendere l'amore giusto, dalla moglie di Nerocco Boy, senza già che riesco a bere. Prova a prendere Nicola Turco. Sì, oh, hai capito? La vuoi risentire? Perché io te la rimetto. Sì, ma piace. Allora, sempre a cursore alto, la sigla del nostro gioco Prova a prendere Nicola Turco. Prova a prendere Nicola Turco, a riprendere l'acuto giusto, dalla moglie di Nerocco Boy, senza già che riesco a bere. Prova a prendere Nicola Turco. Sì, oh, siamo tutti. Allora, questo ho capito. Questo jingle nasce da un'idea di Alessandro Turco che l'ha realizzato, perché come dici tu, Alessandro Turco non si sa, ma non dorme mai. Bravo, l'ha realizzato in 10 minuti, arrangiamenti, voci, coretti e roba varia, e c'eravamo tutti. Ma adesso, ieri, Nicola Turco con Giuseppe Turco si sono chiusi nello studio di registrazione e hanno inciso un'altra perla, un'altra perla. Tu sei l'uomo ideale. Il giochino consiste in questo, che devi prendere gli stessi acuti di Nicola Turco, fare gli stessi rococò, i rococò, e andare a tempo. Sei sì. pronto? Vabbè, a tempo, pensa che insomma non è che amo può dire. Cara Donna, non fare come Gino da Vinci che mette pezzo, non mettere pezzo. Senza pezzi si viene in onda, signori, cursore, Nicola Turco. Dammi prova bene, a prenderlo. Ma...
cosa avrà cantato Nicola Turco? Non si fa. Capisce di dovere passare casi caretta a bocca camarilla a sacco e se non vai smaraggiare se va tutta la città cosa ragina cosa ragina bello voglio cosa ragina esagerato cosa ragina se ho guardato una donna murata tutto sì, a posto, ci mi sa figura in me tutto a posto, no, poi ti dici, va bene, va tutto, no, no, va tutto bene, lasciamelo dire, perché sì, tante, si dicono tante di quelle cose, spari in diretta, figura, hanno fatto vedere il filmato dove si è sparato. Volevo sapere, gli ultra, scusa, voi, se che siete, dicere, no? Voi che siete cantanti, qual era la nota che ha preso? Altissima sicuramente, sì, però posso dire una cosa, Sì. Allora, io faccio tanti complimenti a Claudio Villa. A Nicola Turco, ma per esempio si veniva Franco Califano, lì si mise in difficoltà, comunque rimaneva Franco Califano, no? Voglio dire. Allora, quello che dico io è questo, bellissimo, e io questi generi musicali li adoro, ma perché li adoro, perché quando vi richella che la napoletanità è quella bella voce a cuzzacara, no? Voglio proprio la Vasce Pozzuolo, che lì cose proprio sguaiatissime volmente. Però c'è un problema. Nicola Turco poi dovrebbe farle sulle feste di piazza, sui matrimoni, uno dopo l'altro, e a fare un repertorio con questa tonalità per un'ora e un quarto, un'ora e dieci, come ci fanno cantare. Io penso che al primo matrimonio direbbe: sentite, io mi vado a mettere a reto i cursur che praticamente mi conviene fa, perché sennò ci vanno i pannolini. Allora, Nicola, lo perché vedi? Allora, sai perché? Ti spiego. Lui canta come cantano i nomadi, gli zingari, i rom. Sì. Io ci vado spesso a cantare da queste persone. Sì. Adorano me perché io canto due toni sotto, però canto per due ore, mentre loro quando cantano due toni sopra mi fanno uno, due pezzi, poi un po' ne parla più perché sanno spramuto, sanno come io. Allora, devo dire una cosa, okay. Scusami cara donna, volevo informare Nicola Turco. Non ho capito, la parola Nicola.
Sì, un attimo. La parola a Nicola. Un attimo solo, lo vedi Nicola come fanno i cantanti? Te la parola, stanno... No, ma chi ti è nato? Ma è esagerato. Te stanno sfurbiciando. No. Sì, già ti vogliono... io ti complimenti, a me no, piace il tuo genere musicale. Già ti vogliono far fuori dalle cerimonie. Assolutamente. Certo che le cantanti tengono una capa. E allora, ma intanto il nostro giochino si chiama Prova a prendere Nicola Turco, che ci stupirà chiuso nello studio. Sempre, di sempre ci stupirai, perché pensi che non venimmo qua a fare le stesse tonalità, sicura. Signori. Ma sicura. No, e ti aspremmano, rischi di fare una brutta fine. Tocca a vette inesplorate, ma adesso... Scusate, veramente inesplorate. Scusate un attimo, Gino, per esagerate. Ecco, per no, salutare... Adesso... Franco Carusiello. Ah! Bravo. Mario. Mario Carusiello. Per salutare Enzo Caradonna, Sergino. Io ti vedo così. Lui, guarda, sì. Limpido e trasparente. Mi fa bene al cuore la luce dei tuoi occhi, dove potrei guardare l'immensità del mare. È più espressione, capisci, il mio modo di cantare. Certo. Mi dicevi così, se no come faccio stamattina? Sei un cucciolo impaurito e Dio ne te farei di tu quando stai a trovare me e poterosi chiudi e mettersi scurito così a rubare un po' e io lo vado a cercare quando non trovo più. Parolani. Mentre cantavi pensavo che da domani inserisco un nuovo gioco. Mentre i cantanti cantano io piglio a cavesce. Voi dovete restare lì fermi, sì, immobili, sì, e sì, nella, sì, forza dell'interpretazione. Devi rimanere te stesso, fallo con me come se ci riesci. Mi ingarognito con chi sto giappendo. Mi va da domandare un pisce di io. Mi rignamo, non so giusto tu. Un passo Giorgio va a sanità. Non so giusto, mannaggiano. Se frutti, tengono brutto con le cendari. Sono pomidori e vinessi in marraggi. Scarregare canni in dorucci. Scorsi frutti, tu sai che hai fede? Sì, sì, lo so. Se non ti filo lunga una volta. Ho curto noce mia mano che cata. Ti scusa avanzando fuori a rete. Tu sai che hai fede? Bene, allora devo dire una cosa, che è venuta la produttrice che una volta tanto mi dà ragione, per cui il programma da oggi si chiama Neomelodico DJ e il DJ saresti tu. Sergio, sei contento del... No, dove vai? Che io ho le sfide, dove vai? Però la Consuelo, o come la chiamano molti, come la chiamano? La Consuela? Come la chiamano? Consueta. Ah, la Consueta. Sì, sì, Enzo Mustazza. Fa parte della parola Consueta. Allora, Enzo Mustazza. Adesso, senti un po', visto che tu oggi diventi DJ, madonna ragazzi, non si può mollare un attimo l'attenzione? Ah, come? Tengo compagni miei, Enzo Fumanello Mustazza. Bene. Ma allora, chi lo chiamano così, no? Perché è gay. Senti, Enzo, scusami un attimo. Perché è un sushi. Enzo, scusami un attimo, ti vuoi trasformare in DJ? Sì, allora, oggi pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 su Marziana TV, canale digitale terrestre 636, sarete all'ascolto e in video, sì. Enzo Caradonna. Aspetta Enzo, vuoi annunciare giura di Daniele Bianco facendo questa voce da DJ, prego? Non è una coincidenza. Lui è quello che cammina sotto i muri. Lui è quello che c'è, ma non si vede. È quello che raccoglie tutte le tue lacrime e cerca di trasformarle in sorrisi. Non ama il centro dell'attenzione, ma punta dritto. Al centro del tuo cuore. Giulio.
canta per competizione, ma per emozione. Daniele Bianco, il disco nuovo. E se finisse. Ok, allora entriamoci un attimo in questo disco, non vi facciamo ascoltare le tracce perché il disco non è pronto ancora. Lasciamela in sottofondo, bassa bassa, bassa bassa. Allora, però volevo parlarvi dei titoli, volevo insomma soffermarmi un attimo sulle canzoni. Sono 9 tracce che voi ascolterete dal, mi ridai la data dell'uscita del disco? Si presume verso il 19 maggio. Allora, la prima traccia si chiama Illusa. Yes. Illusa, chi l'ha scritta? Illusa nasce da una mia idea, sì. Terminata con Sergio Donati, Rosario Miraggio e Alessandro Turco. Non mi guardare, parla nel microfono, okay, che più belle mie, costo pure un sacco di soldi sul microfono. Allora, Sergio Donati, ripetimi. Sergio Donati, Rosario Miraggio, Alessandro Turco e Daniele Bianco. E Daniele Bianco, Giura, la stiamo ascoltando spesso questa mattina. Terza traccia del disco che troverete in questo disco, il titolo è L'ha fatto ancora. Cosa? Essere l'ha fatta ancora. L'ha fatta ancora. Io invece, come ho detto, in italiano l'ho detta, Bergamo, quello Bergamo in me. Che posso fare? E allora, l'ha fatta ancora, in pratica parla di una ragazza che una volta che ha perdonato il suo fidanzato da un tradimento, sì, lo riscopre di nuovo che l'ha tradita di nuovo con la stessa persona di prima. Quindi in pratica si presume che quella non era una semplice amante, ma sarà una futura fidanzata. Tu sei il protagonista? Cioè lei ti tradisce due volte? Io sono un semplice narratore. No, ah, no. Quindi parli in terza persona? Parlo in terza persona e questo ragazzo tradisce la ragazza per la seconda volta. Molto bene. Allora, la quarta traccia che l'ha invece... fatta ancora e due volte non si fa. Non si fa. Non si fa. Ma poverino lui. Ma poverino lui, perché non ha capito niente poi, bravo, bravo. Alla fine. Allora, invece, la quarta traccia si chiamerà Sotto Palazzo. Che succede sotto palazzo? Un bordello di pazzi. Lo so, che fa anche la rima. Chi l'ha scritta? In... Sotto Palazzo è stato proprio il primo brano che è nato, sempre, sì, Sergio Donati, Turco, Cremato Bianco. Cremato Bianco. La squadra è sempre stessa. Sì. E in pratica parla di due ragazzi fidanzati per fare thriller, che si rincontrano nel mondo dei single, sì, però a sera, prima di sare di là, Sotto Palazzo, diciamo, parlano di questi amori finiti che sentono ancora sulla pelle. Ma che meraviglia, come fa un po' poco poco? Un fa, po'. Ma Sotto Palazzo parlammo d'amore. Basta, Costeria calata e ca stessa canzone. Costeria calata e ca stessa canzone. Oddio, Sergio Donati, come si è ridotto. Allora, la quinta traccia di questo disco invece è come quella che poi, sai, quelli bravi di Bergamo dicono la title track, cioè la canzone che dà il titolo al disco, cioè Se finisse. Se finisse cosa, Daniele? Allora, Se finisse parla di una storia felice, ok? Di due fidanzati che si parlano a quattro occhi, dicono sì, ok, t'ha posto, tra me e te oggi la vita è felice. Sì. Però domani non si può mai sapere. Domani non si può mai sapere. Quindi, e se finisse? E se le finisse? Due angolazioni di come la riuscirebbe a vedere la donna e come riuscirebbe a vedere il maschietto. Ho capito. E invece la sesta traccia che voi... Sì. Scritta da Daniele Bianco e il maestro Gino Da Vinci che è al mio fianco. Sì. Che se ne fotto. Allora... Sì. Allora, invece la sesta traccia che troverete in questo disco si chiama Arrivederci a quando posso. Arrivederci a quando posso. E chi l'ha scritta? Scusa, perché mi piace molto il titolo di questa canzone. Luigi D'Agostino. Luigi D'Agostino, che è una novità. Luigi D'Agostino è il figlio di Vincenzo. Un grande autore per me, un ragazzo, sì, sì, di soli 23 anni con grandissime capacità. Ma lui da solo l'ha scritta? Testo e musica tutto solo. Di cosa parla Arrivederci quando posso? Di un ragazzo che viene lasciato. Sì. Ovviamente mai politica, perché lui parla a misura di ambo. Senti, come fa Arrivederci a quando posso? Come fa? Fa Arrivederci a quando posso, trovi uno stupido pretesto, senza pensarci neanche troppo, mi saluti e cambi posto. Oh. Oh, bene, eccetera, e adesso eccetera. Arriviamo alla traccia numero 7 e qui ci soffermiamo per ore. Sergio Donati ha anche una funzione educativa tra gli autori napoletani, perché... Allora, la settima traccia si chiama Simbiosi di noi due. Bella, bella, bella. Mezzo secondo di silenzio, grazie. Il titolo è tutto un programma. Il titolo è tutto un programma. Simbiosi di noi due, raccontacela a parole tue, grazie. Un amore folle tra due fidanzati estremamente uniti e che si amano alla follia, ho detto tutto. Simbiosi, cioè, di noi due. Folle, attenzione, da non confondere con folla, Sì, come fa Simbiosi di noi due? Simbiosi di noi due, che bella malattia, sei tu che fai volare la mia fantasia, e tutte innamorate che mi sentono, cantano sta canzone.
troppe me. Oh, sempre innamorata. Questa se l'è fottuta da me. Questa, in questa canzone, giusto? È questa canzone che c'è la famosa... Ah, non è questa, è una canzone per un altro artista. Scusate, c'ho la produzione dall'altra parte. Allora, voi dovete imparare una cosa. Io voglio dire quello che voglio. Poi. Allora, non lo dico l'altro artista. Allora, questa canzone è scritta sulla storia d'amore di Sergio Donati e Consuelo Cremato. Vuoi ripetere la frase che hai cantato? Recitata, però, se fosse possibile. Simbiosi, certo. Simbiosi di noi due. Sì. Poi, come fa? Poi... Che bella malattia, sei tu che fai volare la mia fantasia. Oh, tutto innamorato. E tutto innamorato. Allora, traccia numero 7 di questo disco che uscirà, insomma, verso la metà di maggio, giorno più, giorno meno. Allora, traccia numero 8, c'è un'altra donna, e c'è un'altra donna, perché sempre c'è un'altra donna. Spesso, non sempre. Beh, insomma, sì. che dici in c'è un'altra donna? In pratica cerchiamo di fare aprire gli occhi a questa ragazza dicendole, guarda, un innamorato tu se sta avendo un altro, quindi se non lo vedi cambiato è perché sicuramente c'è sta quell'altro. Chi l'ha scritta? Chi lo deve scrivere? Sergio Donati. Senza offesa per gli altri, ma io sono proprio, cioè, Sergio Donati usartami. Simbiosi delle nostre corna, ecco. Se, volevo dire, me la canticchi un po', c'è un'altra donna? C'è un'altra donna, ma tu non vedi e non accetti l'evidenza. Oh, bellissima. Allora, e poi il disco si chiude con una giornata inutile. Ma giornata inutile. Questo è il pezzo che ho preso 2 anni fa. Sì. Quando Sergio Donati la scrisse insieme al maestro Tony Aprile, mi fece ascoltare il provino, io me ne innamorai e dissi, Sergio, avevo da poco finito Fa parte del gioco, sì, dissi, Sergio, che stiami per un futuro disco, ed ecco, è Giornata inutile, essere proprio la chiusura disco. E sai che succede spesso, cioè la prima traccia che scegli nei dischi poi finisce per essere l'ultima, è una cosa che molti artisti mi hanno raccontato. Non l'ho mai calcolata, diciamo, come pezzo di punta, la vedevo proprio come chiusura disco. Ah, come chiusura disco. Perché per me è come se fosse una poesia. E perché delle volte è meglio partire dalla fine piuttosto che dall'inizio, no? Caspita, come no? Cercando di prevenire e prevedere. Senti, Sergio Donati, allora parliamo un attimo di Sergio Donati. Consuelo, vieni a fare tu l'intervista, perché io non ti capisco. Consuelo, vieni qua, perché... Vieni, Consuelo. Ma vieni qua, ma vieni a parlare con te. Che cosa vuoi sapere da Daniele Bianco? Allora, ma parliamo un attimo di Sergio Donati. Sì. Ecco, come... Ma come sta, poverino? Ti volevo dire, sta, secondo te? Secondo me sta buono. Sta bene? Sta bene, sta bene. Tra l'altro, insomma, lui scrive, tu lo sai che scrive spessissimo con Checco D'Alessio. Caspita, grande Checco D'Alessio. Chiusi nella stanza 29 di un vecchio manicomio di Aversa. Poi ogni tanto tutti e due hanno 2 ore d'aria e quando, durante quelle 2 ore d'aria poi fanno altre cose. Sì. Ecco perché si arriva alla simbiosi. Quindi sta bene, Sergio Donati. Sì, che è proprio a loro simbiosi. Senti, e Tony Aprile come sta? Poverino. Tony Aprile poi penso male, da domani sarà bene perché, perché finiamo. Ma come penso male? Come fai a appiccicare Tony Aprile? Come stai esaurito? Ma perché sta sempre esaurito? Però devo dire che Tony Aprile è un grande professionista. Ha come me un'aria milanese. Sì. È un uomo sempre tutto d'un pezzo. Bene, lui porta il cappotto anche il 15 agosto. Sì. Come cacchio fa Tony Aprile? Senti, abbiamo le fotografie, te le ha fatte Nino Sciarrone. Perfetto. Come sta Nino Sciarrone? È stato tanto male, lo so. Pensa che la mostra buona, almeno me lo auguro. E poi chi c'è più nel disco? Voglio il videoclip, primo videoclip, sono girato da Luciano Filanieri. Ah, vabbè, ma quello tanti anni fa. È stato un grande videomaker, è stato un grandissimo videomaker. E poi... credo che per venerdì sarà pure. Insomma, solo tu stai buono in dato disco. Almeno apparentemente così. Bene, allora adesso suoniamo un po' di dischi lancio, permettetemi, grazie cursore. È semplice crema. C'è niente. Un tatuaggio nuovo? Sì, eccolo qui. Questo qui. Ah, questo qui. È un'ancora pugnale. A pugnale, molto bene. È come se la musica fosse la mia ancora di salvezza. Bene, spot per il disco, tu da solo, grazie. Allora, niente, questo è il mio 5º album, e non l'ho mai detto dei miei lavori discografici, ma in questo abbiamo veramente speso, credo, più di quello che c'era da spendere. Ringrazio infinitamente il maestro Sergio Donati, lo voglio rendere pubblico perché il suo cuore è stato messo realmente sulla tavola a mia piena disposizione. Quindi sono 9 tracce, io ci credo tantissimo, è il mio 5º passo verso il vostro cuore e niente, grazie a Richard. Io ve lo consiglio veramente alla grande perché
come prima sottolineo, non l'hai merit, ma secondo me questo è uno dei miei più belli album che abbia fatto fino ad oggi. Oh, allora, aspettiamolo perché tanto arriverà presto. Almeno adesso... che stai quella che pensi, poi. Adesso tu, beh certo, l'hai fatto tu Daniele, non è che, giusto, non è che puoi dire, chissà cosa pensa Sergio Donati di questo disco, dopo lo faccio entrare un attimo e glielo faccio dire, però intanto prima ci sfidiamo un po' con l'Italia e avrei pensato, sei pronto Da Vinci perché sto parlando con te, allora io ero piccolo, vi racconto un aneddoto personale, ero piccolo e insomma all'improvviso capirono che mi dovevano togliere le tonsille. Ok? E mi trasferirono, non so bene perché ho i ricordi molto vaghi, a Frattamaggiore, dove c'era una mia zia. Io sono molto anziano e tutti i ricordi, come si chiamavano Alfonso i dischi, quella roba dove si metteva il disco dentro, il 45, Stereo 8, che si metteva, il mangiadischi, si metteva, ecco. Non so perché, non so come, c'era un disco di Milva, che tu forse non ricorderai, Milva non sai chi è. Di nome la conosco. Ecco, che cantava La Filanda. Ora, io mi presi una capata sulla Filanda, mo che cosa succedeva? Che il mangiadischi suonava tutto il 45 giri, poi te lo sputava fuori e io avevo 5 anni e o mettevo nata votarina, o suonavo mangiadischi, o sputavo, io mettevo nata votarina. Per giornate e giornate, lì c'erano due persone anziane, non so se sono ancora vivi, ma li va perché se non sono morti allora, dopo 24 ore di Milva a ripetizione, ecco, avranno sopportato tante cose nella vita. E allora la sfida parte così, Serginio, cursore. Allora, sarà l'aria della Marcetta, sarà l'aria della Filastrocca, però che a questa è una canzone intellettuale, questo è un pezzo intellettuale che ti segna per tutta la vita, infatti La Filanda mi ha segnato per tutta la vita. Poi all'improvviso, tatto, ecco, incontro Gino Da Vinci che adesso deve combattere con Milva. Sai sempre che cammi e sta uguale alla Filanda. Non mangi giù, non dormi giù, bevi ciri, venati. Sta gelosia, tu vuoi soffrire, vuoi morire, fa fa. Si desideri baciare, scorda della vice, casi un decina a papà. Sì. Chissà come mi ha fornito. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci e ferma. Sei ancora così giovane, tu sei un guaglione che ti mise in capo per giocare un pallone, che vorresti lacrime, a te non mi fa ridere, con un braccio a tua mamma, sì, non vuoi scema piccerino, va bene, dille tutta la verità, ok, che mamma devo capire. Né pietà, né lisciasti mostacie, non so per te, non so per te chi lo c'è per. Quei vicini, a pazzia che quando c'era, c'è tempo in impotavoli, per te inguaia. Si desideri vasare, sì, scorda della pietra rotta. Va bene. Casi o dici una mamma. Ok. Chissà come mi ha fermato. Sì. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci e femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti mise in capo mi ha giocato un pallone, che vanno risti lacrime, a te non mi fa ridere. Fernisci canta. Perché? È perché è tardo. Come ne fotte? Con un braccio a tua mamma, non vuoi scemo vincere, muovete, dille tutta la verità e a fambresso che mamma te può capire. Bene, perché Napoli non ha paura di nessuno, neanche delle canzoni intellettuali come La Filanda di Milva. Però a proposito di cantanti italiani intellettuali, insomma anche molto sinistroidi o molto Fabio Fazio, se preferite, alza il cursore Serginio. Ti frego perché t'ha già fregato, ecco, perché lui stava ancora lì a pensare cosa canterò. Ti volevo anche informare che è arrivato dell'altro caffè, Gino Da Vinci, è tutto qua. Sono innamorato, casa mia si è chiamata, e non ti ho giù, no, 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 tu
cosa penserà? Cosa penserà Max Gazzè di voi secondo? No, ma che ha pensato? Noi avrei lui che ha pensato di sta canzone che mi. Ma l'Italia non ha paura di Napoli e Napoli non ha paura dell'Italia e neanche di Vasco Rossi, che un po' di tempo fa. Questo è un grande. Che un po' di tempo fa, non metto Vasco Rossi, però non vi illudete. Sua maestà. Perché non ce la facite con Vasco Rossi. Però insomma lui un po' di tempo fa scrisse una canzone per una cantante italiana molto nota. Noemi, cursore, grazie. Bene chi è Vasco Rossi, però la capacità di mettere. Beh, adesso devo cantare un best seller che mi ha scritto, sì, Sergio Donati. Un attimo solo, la capacità. Consuelo Cremato con, sì, Gianni Flaminio. Un momento. La capacità di Vasco Rossi di mettere in una canzone, in un testo, parole come la spesa, la cellulite. Stiamo parlando di sua maestà, insomma. Che c'è? Se, dopo ti faccio entrare, Serginio, ti faccio. No, dopo ti faccio entrare, che devi fare uno spot per il disco di Daniele Bianco, che se lo merita. E allora adesso, perché Napoli non ha paura neanche di Noemi, figurati chi è Noemi. Una canzone che mi ha scritto, prego, il, sì, grande Sergio Renati insieme a Flaminio e Cremato. Sì. Come se fa, se non te stai zitto a te spiegare. Quello che non saccio, amo fornirla da prego. Scusate, scusate. Allora, poiché lui sbaglia sempre quando arriva qua, perché sempre allo stesso punto sbagli? Non ti piace? No, non è che non mi piace, è una canzone che. Senti, ho parlato a telefono. Mi mette emozione. Ma scusa. Quindi. Ho parlato a telefono con. Non la ricordo con mai. Scusami, sto notando una cosa, ma ti sei messo il rossetto rosa. C'hai le labbra rosa rosa. Prego, Noemi, non teniamo paura te. Prego, su mamma. Certo. No, la devo un attimino. Ascolta un attimo. Ma che stanno facendo, Giulio Davì? Allora. Come si fa, se non te stai zitto a te spiegare, quello che non saci, amo fornisce da prego. Non va così che te vai vado. Quando mi minaccia, ma che può fare? Ella non esiste, di me non ne capito niente, e chi sta morto non lo pensa.